Si è svolta questa mattina al Comune di Ostuni la conferenza stampa di presentazione della 13ª edizione della Settimana dei Bambini del Mediterraneo, un appuntamento atteso per portare avanti dialogo di convivenza sociale, pacifica, di fratellanza e speranza in un mondo di pace. Alla presenza dell'assessore alle politiche sociali Tommaso Moro e dell'ideatore e coordinatore dell'iniziativa Lorenzo Caiolo sono state illustrate le iniziative che graviteranno nella settimana che va dal 17 al 22 ottobre prossimo e che si svolgerà nella Città Bianca e nei comuni aderenti di Brindisi, Carovigno, Cisternino, Celemessapica, Latiano e San Vito dei Normanni. Storie, giochi, libri da condividere ancora una volta con i bambini delle delegazioni straniere per superare le barriere delle difficoltà linguistiche, della chiusura, del disinteresse rispetto al diverso, perché nazione, lingua, religione non sono un problema. Vorrei ricordare che questa settimana dei bambini del Mediterraneo vede coinvolte parecchie amministrazioni della provincia di Brindisi. Quest'anno siamo riusciti anche ad ottenere la disponibilità del Comune di Brindisi e quindi abbiamo esteso l'organizzazione anche a Brindisi, quindi anche lo sforzo organizzativo è sicuramente maggiore rispetto allo scorso anno, ma questo non ci ha fermati, anzi ci dà ancora di più lo sprono per poter continuare per il futuro, perché riteniamo che sia una manifestazione importantissima per i ragazzi del nostro territorio. Si ripropone la costanza, il credere nei bambini, perché dai bambini può partire un messaggio forte e creando nei bambini una cultura nuova, che è quella della pace, dell'accoglienza, del dialogo, possiamo probabilmente costruire anche rapporti migliori nelle nostre comunità e nei rapporti anche con le altre culture e gli altri paesi. Questa intuizione che è partita 13 anni fa qui da Ostuni, dalla loro amministrazione comunale Cirasino e giovane come assessore, rimane in piedi grazie al sindaco Tanzarelli e agli assessori che sono susseguiti e a Tommaso Moro, ultimo assessore, la voglia, pur in un periodo di grande crisi finanziaria per gli enti locali, di mantenere fede nei confronti dei bambini e di valorizzare Ostuni come faro per una nuova prospettiva nel Mediterraneo. Soprattutto quest'anno, poi con la specificità del tema di quest'anno, appunto primavera nel Mediterraneo, non si voleva non dare ascolto e non dare anche una sponda di considerazione per ciò che si sta muovendo in maniera imprevista ma in maniera positiva sulle coste del Nord Africa. Una prospettiva che non è detto che vada a buon fine, ma che comunque ha dimostrato che quei popoli si sono svegliati per chiedere libertà, soprattutto i giovani, libertà e giustizia. E dall'altra parte, dall'altra sponda, dove pure c'è la crisi, si possa cogliere questo momento per costruire un Mediterraneo nuovo. Come negli anni scorsi, la manifestazione è promossa ed organizzata dall'amministrazione comunale di Ostuni, in collaborazione con le associazioni locali e di comuni limitrofi che hanno dato la loro adesione. Ancora una volta vedrà i ragazzi delle varie scuole elementari e medie dare vita ai diversi laboratori e attività nelle scuole e nelle piazze, con esperti di fama internazionale nel campo dell'infanzia.